Gli alleati di Assad rispondono alla decisione di Trump di bombardare la Siria qualora gli Stati Uniti dovessero oltrepassare la linea rossa. Dal centro di comando russo-iraniano il messaggio è chiaro: reagiremo con fermezza a qualsiasi aggressione contro la Siria. Mosca ha duramente criticato l'intervento USA contro Assad, definendolo illegale e deleterio per le relazioni tra i due paesi già critiche. I bombardamenti non sono solo un atto contro la Siria, ma anche contro la Russia. Quando gli americani hanno iniziato l'attacco aereo, non sapevano se alcuni dei nostri cittadini si trovavano là oppure no. Questa situazione potrebbe portare ad una ripetizione della crisi dei missili di Cuba, che ha rischiato di spingere il mondo verso la soglia di una guerra nucleare. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rex Tillerson hanno parlato al telefono. L'intesa condivisa prevede la continuazione delle discussioni sulla Siria durante la visita di Tillerson a Mosca nei prossimi giorni. Chiaramente sono gli alleati di Bashar al-Assad, sul quale hanno una grande influenza, come nel caso della decisione di ricorrere alle armi chimiche. Dovrebbero consigliargli di non farne uso. Spero che la Russia rifletta bene sulla continuazione dell'alleanza con Bashar al-Assad, perché ogni volta che si verifica uno di questi terribili attacchi, la Russia è vicina ad esserne in parte responsabile. Il ministro degli esteri turco ha escluso che i bombardamenti USA possano contribuire a rendere i rapporti tra Stati Uniti e Siria più critici. Ankara vuole il cessate il fuoco, ma è convinta che la Russia debba smettere di sostenere Assad. Dall'Iran, alleato numero uno di Damasco, è intervenuto il presidente Rouhani, che ha attaccato la decisione di Trump di intervenire militarmente. Teheran ha anche criticato alcuni paesi medio orientali che hanno elogiato la scelta del presidente americano.